In una società globalizzata, i mezzi di comunicazione possono svolgere un ruolo essenziale al servizio dell'umanità, mentre i cristiani sono chiamati a impegnarsi al servizio del bene comune, secondo le vie proposte dalla dottrina sociale della Chiesa. Ne è convinto Monsignor Filippo Ouedraogo, arcivescovo di Ouagadougou, in Burkina Faso. Gli operatori dei mezzi di comunicazione, soprattutto cattolici, devono tener conto della loro fede nella professione che svolgono. Si tratta di un areopago, di una evangelizzazione. Sono inviati in missione nei mezzi di comunicazione, attraverso i mezzi di comunicazione, attraverso ciò che fanno. Di qui la necessità, come diciamo noi, di evangelizzazione, affinché possiamo realmente raggiungere l'obiettivo ultimo, che è il bene dell'umanità, il bene dell'uomo, l'uomo creato per vivere degnamente e felicemente. La speranza del presidente della Conferenza Episcopale del Burkina Faso e del Niger si scontra tuttavia con una realtà ben presente in Africa, un imperialismo mediatico occidentale contrario ai valori sostenuti dalla Chiesa. Les médias sont très puissants. L'Africa è assez faible a ce niveau. I media hanno molto potere. L'Africa è troppo debole attualmente e abbiamo l'impressione che una certa lobby, direi un certo imperialismo del pensiero unico, si stia imponendo sempre di più. Non riusciamo a individuare bene quali siano le agende occulte o le società segrete che lo manipolano. Tuttavia noi, i poveri, deboli, piccoli, abbiamo l'impressione di poterci imporre, di poter creare una società diversa da quella in cui viviamo. Una società nella quale vorremmo vivere, soprattutto a partire dal Vangelo, a partire da Cristo, che è il nostro primo punto di riferimento. Vorremmo vivere, soprattutto a partire dall'Evangelo, a partire da Cristo, che è il nostro primo riferimento. Di fronte a questa sfida, l'impegno della comunità cattolica nei media è ancora più vitale, anche se l'essenza dei mezzi necessari a cui le chiese africane devono far fronte rappresenta un grosso limite.